secondo piano ci sono tre corridoi, appunto, due per i rifugiati, in questo caso uno per clientela, diciamo, normale. Lei è Silvia Salvi, insieme al padre e al fratello gestisce questo albergo di Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, dove da mesi vengono ospitati 71 richiedenti asilo. Quando l'abbiamo incontrata per la prima volta era settembre. Purtroppo è brutto dividere i clienti. Questa porta in pratica divide l'area destinata. Divide l'area destinata, sì. Così l'albergo della famiglia Salvi era finito sui giornali. Per ogni richiedente asilo ospitato, infatti, Silvia e suo padre ricevono 37,50 euro al giorno, che moltiplicati per tutti i profughi garantiscono un'entrata di circa 82.000 euro al mese. Un'iniziativa che ha sollevato diverse critiche. Ho ricevuto una lettera di minacce. Vedi, di rimandare fuori tutti quei negri di merda. Sì, e con addirittura delle minacce di morte nei loro confronti. Se qualcuno dice, ah, bello quello, si ingrassa, io sto facendo il mio lavoro. Oggi Silvia, a 34 anni, ha cambiato il suo nome in Iman Fatima. Dopo essersi innamorata di uno di questi richiedenti asilo, si è convertita all'Islam e pochi giorni fa, in un'intervista, ha dichiarato: la donna italiana non dico voglia farsi violentare, ma esce con minigonne e tacchi a spillo. Per far vedere cosa? Per essere più sensuale? Sinceramente sembra quasi un invito. Dichiarazioni che hanno scatenato numerose polemiche. Noi stiamo cercando Silvia. Mia figlia non penso che voglia farsi intervistare. Il padre Giulio ci spiega che dopo la frase di Silvia in albergo sono arrivate telefonate di insulti e minacce. Per questo preferiscono non parlare. C'è gente veramente che ci scrive piuttosto che ci telefona con molta cattiveria. Vabbè, cioè la frase in sé è forte. È forte! Allora attenzione, non sto mettendo in dubbio e in... Ripeto, bisogna capire in che contesto viene detto. Secondo lei è stata estrapolata dal contesto questa dichiarazione? Secondo me sì. Esattamente ciò che pensa Silvia, che oggi aspetta un bambino dal suo compagno pakistano e ci chiede di non riprenderla, anche se poi accetta di parlare con noi. Io praticamente vorrei fare capire alla gente, andate, almeno qua nella mia zona, andate nelle discoteche a vedere le diciottenni o le sedicenni, tacchi alti, si vestono... per offrirla. Alla fin fine però non è che una ragazza che va vestita, no, allora, che va poco vestita autorizza la violenza o invita allora, la violenza. Io sono contro ogni tipo di violenza, sì, ma io sono contro ogni tipo di violenza, contro. In questo caso ripeto, cosa vanno a fare svestite? Per farsi penso vedere. Perché gli piace vestirsi così, ognuno sarà libero di vestirsi come gli pare. Sì, sì, purtroppo vestendosi così... E cioè è sia un tuo biglietto da visita che comunque un... Quindi tu la ridiresti mille volte ancora. Da mesi Silvia aspetta che a Khalil, il suo fidanzato arrivato in Italia con un barcone circa un anno fa, venga riconosciuto lo status di rifugiato, così da poter vivere con lui. Tu vai in moschea, frequenti? Non riesco, per il lavoro non riesco, perché se no lo farei. Però ci andresti? Sì, senza cioè problemi. Sei convinta? In questo caso sì, cioè nel senso la mia decisione, credo tra virgolette finalmente in qualcosa. Poi parlando della sua conversione all'Islam ci confida che ora che il suo corpo è più coperto si sente più donna. Mi sento più femminile adesso. Più femminile? Sì, più femminile, nel senso che il fatto di non mostrare forse nulla. Cioè di doverti vestire un po' più... Ho le curve, ma in questo caso non devo mostrarle. Mi apprezzano di più, senza il commentino volgare che magari una persona mi faceva prima. Secondo te la donna è più rispettata nel momento in cui si veste in maniera molto integra? Sì, sì. Vale meno quando, tra virgolette, si mostra un po' a tutti. Vale meno. Ma cosa pensano in paese del polverone sollevato dalle frasi di Silvia? Cosio Valtellino è un comune di 5.000 abitanti dove l'arrivo di stranieri è un fenomeno piuttosto recente. È qui che Silvia è cresciuta e oggi le sue dichiarazioni fanno discutere. Ha sentito cosa ha detto? Che le ragazze italiane che vanno in giro con la minigonna e i tacchi un po' si cercano la violenza in qualche modo. Ma perché lei cosa la fa adesso? Cioè la metteva anche lei la minigonna? Cioè lei la conosceva? Non so, io non la conosco. Meglio che dico niente. Tutti contro questa signora. Ma sì, sta criticando le donne. Sono cose che... Le nostre donne sta criticando. Mi sembra un po' picchiata, secondo me, però...
ho 70 anni, sono venuto su quell'era delle minigonne, allora tutte quelle che erano minigonne le devi violentare. No. Ma senta, sua moglie se la mette la minigonna? Ma dove la metto io che la cavo 80 anni? Ma che c'è un momento? Metto la minigonna 80 anni, secondo lei? Non so. Le nostre tradizioni sono radicate, che non ce le cambia la signora Salvi. Cioè dopo può fare quello che vuole, però non parlare male degli altri. Ognuno fa libera di convertirsi, però non di non andare a parlare male delle donne italiane.